Ciao, buonasera a tutti. Scusate l'orario un po' tardo, ma avevo da fare, perché indovinate, siamo sempre lì, ci sono delle novità. Allora, cosa abbiamo fatto stasera? Abbiamo fatto, come vedete dal titolo, una banana tricolore, perché l'ho condita con crema di anacardi, crema di arachidi e crema di nocciole, cioè una roba, una cannonata. Ciao Barbara. Ciao Valeria. Ciao Maria. Allora, quella con gli anacardi è una novità perché, sì, ve l'ho già detto, l'ho trovata l'altro giorno, è una, veramente una bomba. Quella alle nocciole, che ve lo dico a fa'. E tanto quella agli arachidi, sono quei classici che va sempre, classico non muore mai. Poi ho aggiunto sopra qualche semino, ma più per guarnizione che per altro. Oggi è una merenda abbastanza scontata, ma buonissima. Che poi non è che dobbiamo per forza fare cose complicate e strane, eh? Scusate, mi sono accorta che avevo proprio fame. Ciao Silvana. Ma voi sentite il sottofondo? Perché di là fanno un sacco di rumore. Sì, quei due che... Ma come sei carina, ma qua, ma là. No, solo io glielo posso dire alla mia bambina. No, è mia. Voi che raccontate? Che merenda avete fatto oggi? Mi sono resa conto che sono andata un po' di corsa, per chi si fosse connesso solo adesso. Sto mangiando una banana tricolore con crema di arachidi, crema di anacardi e crema di nocciole. Non so quale ci si sposi di più, ma tutte. Ciao! Buono, 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 buono. Voi cosa raccontate? Non starò molto perché c'è qualcuno che mi reclama, secondo me. Buonasera, che cannonata sul serio. Quanti grammi di crema hai messo in tutto? Si sentono belli, va. Allora, i grammi non mi appartengono, Valeria. Ci ho messo più o meno un cucchiaino ciascuna, ma in realtà ci ho messo quello che riuscivo, cioè quello che... No, Matteo non allatta, sto maleducato. Se fosse allattato avrei un quarto dei problemi. Invece quello è solo compito mio. Comunque, per tornare a Valeria, non esagerare con le quantità, ma non stare a preoccuparti troppo del grammo. Ne fai colare un po' col cucchiaino e va bene così. Il mio consiglio è non prenderne un cucchiaino pieno perché già dovrei pulire il cucchiaino e se no rischi che ce ne rimanga veramente tanto. L'ho già finita perché era troppo buona e io ero anche in ritardo, quindi avevo già un po' fame. Ma di nulla, Valeria. Ciao Gloria. Vi chiedo anche un po' scusa perché in questo momento le mie merende sono un po' raffazzonate, un po' velocine, ma d'altronde, come sapete, oltre ad avere una bambina di meno di un mese, sto preparando lo studio nuovo, quindi cioè abbiate un po' di comprensione per la mia persona. Ciao Antonella. A proposito, domani sera...
dovremmo riuscire a fare una piccola direttina introduttiva. Spero di riuscire perché se no caduto il telefono, va tutto bene, tutto bene. Avete visto i soffitti? Avete visto le mie gambe? Dicevo che dovrei riuscire a fare una diretta in cui vi faccio vedere un po' lo studio. La tua merenda, Silvana, mezzo yogurt greco dove ho aggiunto un quadretto di fondente al 100% fuso. Buona. Ciao, Agata. Magari la farò anch'io una di questi pomeriggi, appena riesco. Avete delle domande? Se no vado da quei due che non si calmano, ci vuole la mamma. Ciao dai, vi direi che per oggi ci siamo detti qualcosa. Se vi è piaciuta la banana tricolore, condividetela. A me è piaciuta da morire, è buona, buona, buona. E noi, come al solito, ci vediamo in questi giorni. Buona serata a tutti.